Ciao amici, bentrovati sul canale, benvenuti in un nuovo video. Dunque, quest'oggi vi propongo un outfit che punta già all'estate. Ovviamente sono senza calze e vi farò appunto poi vedere tutto quanto nel dettaglio. Prima di incominciare a mostrarvi interamente l'outfit, io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale. Se vi fa piacere, di attivare la campanella, di lasciare un like di sostegno e sotto nell'info box troverete il link d'accesso al mio profilo Patreon, qualora voi siate così curiosi da vedere l'intimo che porto sotto a questo outfit. Detto questo, vi invito come sempre a venirmi a trovare su Instagram, dove mi trovate come Sara Franci Beauty. Nell'info box comunque troverete tutte le informazioni e troverete anche una mail alla quale potete scrivermi qualora abbiate bisogno di particolari informazioni o di delucidazioni. Iniziamo subito quindi con l'outfit. Allora, l'outfit di oggi è così composto. Allora, innanzitutto mi alzo un pochino su. Indosso una camicia da uomo. Ebbene sì, io adoro indossare le camicie da uomo dal taglio decisamente maschile. Questa è una camicia da uomo perché proprio come potete vedere ha la bottonatura da uomo. Io l'ho tirata un pochino su di spalle, è una camicia slim fit che però a me sta larg fit, non sta come dovrebbe stare, però io la faccio andare perché mi piace da impazzire. È soprattutto una camicia dal bellissimo tessuto, è 100% cotone bianco. Secondo me un capo che tutte quante dovremmo avere e chi non lo ha lo vada a rubare nell'armadio del proprio marito. Marito, compagno, fidanzato, quello che è, papà, insomma, una camicia bianca la si trova sicuramente in casa. Io ho deciso appunto di tirare le maniche un pochino più su e che cosa ho deciso di andare ad indossare sotto. Sotto che cosa indosso? Indosso questa gonna e copelle di H&M in questo color beige. Ho deciso di andare ad indossare questa gonna perché mi sembra un colore che comunque si presta molto per la stagione estiva. Ma il punto di forza di questo outfit sono senz'altro questi splendidi tacchi. Allora, si tratta di un paio di tacchi in colore marrone bruciato. Io poi andrò ad indossare una borsa dello stesso identico colore. Tolgo la scarpa per farvela vedere nel dettaglio. Infatti, sono scesa a valle. La scarpa nel dettaglio è questa. Si tratta di una scarpa di Chiarini, una scarpa scamosciata con tutte queste borchie color oro. Quindi in questo caso tutto quello che sono gli accessori che andremo poi a mettere teoricamente dovrebbero avere le rifiniture in color oro. Quello che mi piace tantissimo è innanzitutto la particolarità del tacco. È un tacco che parte leggermente più grande, si assottiglia, per poi allargarsi leggermente, ma di poco sul fondo. È un tacco bello alto, come potete vedere, ma nonostante ciò la scarpa è estremamente comoda proprio per via di questo plateau. In fondo al video vedrete delle immagini dettagliate per quanto riguarda la scarpa. Se volete vedere quello che indosso sotto, ci vediamo su Patreon. Un bacio!